Giustamente è questa, perché sì, prima eravamo degli ossi, no, e stavamo lì sul pezzo. Sta dicendo delle bugie. Sta dicendo delle bugie. Ne abbiamo fatte tante divertenti, però devo dire che questa... Famosa un'altra risata. Non c'è l'assillo del risultato. Se gli mancavano la simpatia a questi due. Il mio preferito è il camionista Peruzzi, scusate. Peruzzi per me è straordinario. È vero, però ce n'è stato qualche altro. Ma ce ne sono tanti, dai. Estroverso, chi potrebbe essere? Non lo so. Beh, anche il nostro capitano, si può dire. Sì? Sì. Chi era il capitano nostro? il primo capitano è Gianluca. Gianluca. Quello più lento secondo me era Valentino, se ci pensi bene. No, è compagno fa più sempre le stesse battute, tu non l'hai capita, non hai neanche. Non l'hai capita? Valentino. No, è il compagno più lento. Più lento o più ma lento. A giocare oppure. A giocare ce n'erano tanti, eh. Avevano la lavatrice dietro, no? Sì. Ma non lo so, no. A cambiare non lo so. No, sai chi era lento? Paolo Sosa. Paolo era... Sosa, sì. È vero? Sì, forse sì, Paolo. E il più veloce? Lui no, perché io... doveva uscire presto, andare a fare i palleggi, perché lui si io un po' di muro. Doveva fare muro, si doveva allenare parecchio prima di poter giocare insieme a noi. Vialli. Mamma mia, sì, ragazzi. Sì, Vialli. Sì, sì. No, diciamo la verità, gruppo straordinario, pazzesco. Sì. Ci siamo sempre divertiti. Molto. Molto. Abbiamo fatto divertire anche gli avversari. Molto, no, beh, questo non lo so. C'è un grande rammarico perché forse qualcosina in più potevamo vincere, però ci siamo divertiti. No, tanto, tanto. Devo dire che in un gruppo, se non sei ironico e anche autoironico, adesso sto parlando seriamente, ma è la realtà, e non ti sai prendere in giro e prendere in giro anche il tuo compagno, non riesci a stare in questo gruppo, è vero Angelo? Sì. Cioè, noi ancora oggi ci riusciamo a prendere in giro, a scherzare su delle cose, ma ci divertiamo, non siamo permalosi. Ma sai, quando si vince è sempre bello, e quindi a seconda poi di quella che la tua serata, qual è stata? Però non me ricordo, qual è stata? Tokyo? La serata più bella? No, io no, dico che insomma dopo delle vittorie non lo so, se c'è un rammarico, ecco, quando siamo tornati invece da Roma dopo la finale di Champions, sì. Perché ci aspettavamo un po' più, no, ma in realtà poi subito anche, vabbè, abbiamo hanno fatto dato una via scena libera. Ce l'ha Ciro. Quale? Ciro ce l'hai più. Ma qual? Ricordatevi cosa ci hanno fatto all'andata. Ma questa sì, era la famosa, il grido di battaglia nostro. Praticamente poteva essere la prima giornata di campionato. Noi arrivavamo allo stadio e la prima cosa, prima di scendere, proprio un attimo prima di scendere, io per caricare, incitare i miei compagni, e gli dicevo: ragazzi, ricordatevi cosa ci hanno fatto all'andata. Sì, sì, e loro dicevano: Ciro, guarda che è la prima di campionato. Sì, ma ricordati il campionato scorso. Bravo.